Eccoci qua. E adesso leggiamo. Oh, e allora? Aspetta, cazzo, minchia, boh. Eccoci qua. Allora, dunque, leggiamo l'ultima lettera delle lettere dei pazienti depressi del Floriano Battista Oldegard, che è un polifonico poliglottide che parla tutte le lingue, c'ha tantissime possibilità di accentistica. Comunque, allora, lettera numero 7. Antonio Fadi Goddai da Serena Squadra, in provincia di Oristano, scrive: Oh mio dottor, ho fatto un incontro criptico l'altra sera nella basilica di Mandriola, di notte, con la tempesta fuori che furieggiava furente. C'era un venditore di spiccioli ungherese con un flauto a naso e un sorriso ghignesco, barba bianca a pullover e un cencio a feluca infiltrita in testa. Mi ha afferrato il pene con una morsa transdanubiana e mi ha sussurrato con accento lituano: morirai di morte ciclabile. Morirai di morte ciclabile. Sono fuggito urlando, cadendo tra le felci e le palme da cocco. Mi sono anche sbucciato il naso, cadendo su un ginocchio incarognito di un cadavere di fericottero. Mi sono lavato dal sale salino e sono andato a letto tremando. Ieri mattina, in memoria del brutto incontro dell'altra notte, vado per prendere la bicicletta dal garage di mio nonno Tortiglia a Pistoni e noto che la ruota anteriore destra rimane sempre un po' sgonfia. Scappo via in lacrime come su una funivia e la porto a Riola dal gommista Trentalange, che mi prende in disparte di fronte a tutti, allontanandosi mi urla in faccia: se ne vada, caffone! Di fronte a tutti gli altri clienti allibiti. C'era tra i clienti anche l'artista locale Bentonomo Maregioi. Immagini la vergogna. Ora vivo nel terrore. Terrore della profezia, terrore delle coincidenze, degli abbozzi del destino. Sei intrappolato nella tela di una crisale di un brucomelo. Continua a ripetere mia moglie Aristide. Anche lei è asterrefatta, non vedo un domani e i miei aiuti sono disperato. Il dottor Oldegard risponde: mi assuma un distillato linfocitario di morbilli A e C, con recipiente alla credula. Ogni giorno alternando lontano e vicino ai pasti, ma solo per via endovenosa anale, per favorire l'assorbimento a livello dei gangli rettali di Sobotnik. Nel frattempo si rivolga alla chiromante Alene Irena, che esercita nel vecchio ambulatorio del compianto dottor Madeddu, al sesto piano del grattacielo Orrioli a Narbolia, vicino alle rovine della fortezza alsaziana di Senorbì. Le porti un foglio firmato con scritto Forni Rauchi di Senori. Lei, se risulta, saprà cosa fare. Dovrebbe risultare, comunque. Non è altro che una formula kosovara che la signorina Irena saprà ben interpretare e trasleggere. È reperibile lontano dai pasti al numero 01, considerando chiaramente il profisso nazionale e regionale. Mi tenga aggiornato, la bicicletta comunque se la dimentichi, la smaltisca, la faccia ritirare da qualche marocchino del ferro, evitando però di rivolgersi ad Al-Said. Proprio ieri ho visto Ziyech a un concerto di enterologia qui ad Amsterdam. Lui era un viaggio nubilare con la moglie e al nome di Al-Said di Riola si è messo a ridere. È ben conosciuto dai nordafricani europei, mi creda. Nordafricani europei, mi creda. Ne stia alla larga, grazie. Allora, leggiamo un'altra. Vediamo questa qui. Esenzone Mollieri da Spoleto scrive: le sottopongo in breve termine il mio problema, dottore. Mio marito Spallone Autarchi, sì, siamo una coppia LGGVC, sta andando ogni giorno dal barbiere Emil Basket, qui all'angolo, a tagliarsi i capelli. Lascia l'aute mance agli asservienti, ride grassamente con tutti gli altri clienti, gozzovigliando a Passoa e a Rum delle Antille tutto il giorno. È diventato un bon tempone ubriaco allucinante. Non le dico il livello di grassitudine che lo attanaglia ormai. Ho dovuto buttare tutte le cinture Versace comprate il giorno del nostro matrimonio, che ci accompagnavano anche nei nostri giochini sexy. Ma mi tratta a sprazzi, con disprezzo purtroppo. Io passo le giornate a dare testate al cuscino e al pony di ornitorinco in soffice franella, che è il pupazzo al quale sono più legato dall'infanzia. Aveva sempre dormito con me, con Mr. Otarchi prima, ma ora dormiamo soli. Devo mollarlo o fuggire con così filli dei metoni? Un bel bamboccio, che ha scritto anche il libro L'arte di essere un bamboccio,
edito dall'Australia Notturne Edizioni, che è appunto un bamboccio gay che ho conosciuto una settimana fa al Belinda Tropical Fun della Marina di Porto San Giorgio, vicino a San Benedetto del Tronto. Quindi scappo con lui, fugo con lui, non so. Però sarebbe un tanfo al cuore, autarchi, io non ho mai smesso di amarlo. È un orsone indimenticabile, sto soffrendo molto. Il dottor Holdeker risponde, lo molli e fuga con il nuovo bamboccio. La tecnica del catch the mouse funziona sempre negli amori gay. Integri però la sera con 20 gocce di folitina supposte, l'aiuterà a mantenersi attivo e soddisfatto e faciliterà un eventuale turning point del signor Autarchi. I miei migliori auspici per questi giorni decisivi. Holdegard. Dai, basta. E due le ho lette. Porco di coglione. Eccoci qua.